Buongiorno a tutti e a tutte, buongiorno a Barbara e a Manuela, Lucia Manuela che conoscete, dell'ufficio fiscale di Legacoop Bologna e collaboratrici della Rete Nazionale dei Servizi. Vabbè, oggi cominciamo questo webinar sui versamenti, vedo che Manuela si è già preparata. Due comunicazioni velocissime come sempre. Se ci sono, il webinar è in diretta, poi verrà registrato e viene caricato come tutti gli altri. Trovate già una buona parte di quelli che abbiamo fatto, l'ultimo è quello del 17 giugno, sul canale YouTube di LegaCoop. Poi ve lo scrivo, basta andare sul canale YouTube di LegaCoop. E digitare LegaCoop e ci sono tutti i webinar. I materiali di webinar precedenti, come quello di questi, sono stati richiesti da molti, ma comunque li caricheremo tutti, li stiamo caricando tutti sul sito. Le regole del gioco sono sempre le stesse. Se avete delle domande, le fate utilizzando la chat. Vi ricordo di scrivere a all panelists and attendees perché così le vediamo tutti, altrimenti su All Panelist li vediamo solo noi tre. E le colleghe cercheranno di rispondere alle domande alla fine dei loro interventi, che dureranno circa 30 minuti ciascuno. Faranno quello che potranno perché io alle 10 devo staccare perché devo presentare il bilancio di LegaCoop in direzione, quindi dovranno dare, come dire, priorità alla relazione, poi però avranno 20 minuti, insomma, se riescono a sfogliare la chat e a rispondere alle vostre domande. A quelle che eventualmente non riterranno di rispondere oggi o comunque che vorranno approfondire, quelle lì le metteremo nell'esperto risponde della Rete Nazionale dei Servizi. Il tema è quello dei versamenti, è un tema che è molto importante anche perché ci sono parecchie novità e la scadenza è prossima, anche se oggi ci spiegheranno che ci sono state una serie di interventi di proroghe. Io direi di cominciare subito e do la parola prima a Manuela, se non sbaglio. Buongiorno a tutti, ben collegati e vi ringrazio per la partecipazione. Il mio intervento riguarderà appunto i termini e le modalità di versamento delle imposte, in particolare del saldo 2019 e del primo acconto relativo all'anno 2020. E le regole ordinarie devono essere coordinate con le novità introdotte dall'emergenza. Le novità introdotte a seguito appunto dell'emergenza sanitaria Covid-19. E prima di parlarvi quindi delle disposizioni ordinarie, vi ricorderò quali sono le norme che sono state introdotte dai vari decreti Covid, quindi da marzo fino a maggio. E sicuramente la prima novità è quella che è stata introdotta dall'articolo 106 del decreto fiscale. L'articolo 106, ricordiamo che ha previsto la possibilità di approvare il bilancio chiuso all'esercizio 31-12-2019 entro un maggior termine rispetto a quello ordinario di 120 giorni, di 180 giorni. Infatti, si ricorda che secondo le disposizioni codicistiche, l'articolo 2364, l'assemblea per l'approvazione del bilancio deve essere convocata entro il termine stabilito dallo statuto o comunque entro un maggior termine, che può essere quello di 180 giorni, quando la società è tenuta alla redazione del bilancio consolidato, oppure quando lo richiedono particolari esigenze connesse alla struttura della società e gli amministratori devono segnalare le cause nella relazione sulla gestione. L'articolo 106 appunto prevede la possibilità di andare oltre 120 giorni e di convocare l'assemblea di approvazione del bilancio entro 180 giorni senza segnalazioni da parte dell'organo amministrativo. Conseguentemente, quindi, l'assemblea di approvazione del bilancio esercizio 31-12-2019 può essere convocata entro il 28 giugno in prima convocazione e dalla data di approvazione del bilancio poi dipende la scadenza per il versamento delle imposte.
La seconda novità che è stata introdotta dal decreto liquidità è contenuta nell'articolo 20 e prevede che gli acconti delle imposte relative all'anno 2020 possono essere calcolate con il metodo previsionale senza applicazioni, di sanzioni al contribuente se lo scostamento tra quanto dovuto e quanto calcolato non sia superiore ad un 20%. Lo Stato, in sostanza, il legislatore vuole garantire ai contribuenti la possibilità di effettuare un minor versamento, visto la crisi finanziaria che stiamo vivendo, pari ad un massimo del 20% senza applicazione di sanzioni ed interessi. Le altre novità sono state introdotte poi dal decreto rilancio che ancora non è stato convertito. L'articolo 147 prevede per l'anno 2020 la possibilità di aumentare da 700 a 1 milione di euro il limite massimo di crediti di imposta e contributivi compensabili in F24, oppure rimborsabili con la procedura semplificata. Anche questa norma, come indicato nella relazione illustrativa, mira proprio a garantire la liquidità alle imprese, favorendo lo smobilizzo dei crediti mediante appunto l'istituto della compensazione. Infine, sicuramente la più importante novità consiste nella cancellazione del saldo e del primo acconto IRAP, cancellazione che è stata prevista dall'articolo 24 e che è riconosciuta ai titolari di reddito di impresa e lavoratori autonomi con un volume di ricavi o compensi non superiore a 250 milioni. Questa norma è molto importante e sarà oggetto di approfondimenti da parte della mia collega nel successivo intervento. Quindi queste sono le novità che riguardano i versamenti e le modalità di calcolo che sono state introdotte dai decreti Covid. Adesso ripercorriamo quali sono le disposizioni ordinarie relative ai termini di versamento delle imposte. L'articolo 17 del DPR 435 del 2001, al comma 1, prevede che il versamento del saldo dovuto in base alla dichiarazione dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e quella relativa all'imposta regionale sulle attività produttive è effettuato entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo di imposta. Ed entro il medesimo termine i contribuenti devono provvedere a versare anche la prima rata di acconto. E i versamenti possono essere effettuati poi entro il 30° giorno successivo rispetto ai termini ordinari, maggiorando le somme da versare di uno 0,40 a titolo di interesse corrispettivo. E per i contribuenti che effettuano compensazioni tra crediti e debiti, la maggiorazione si applica solamente sulla differenza se è positiva. Quindi, in sostanza, le società che hanno approvato il bilancio nel termine ordinario di 120 giorni hanno come scadenza per il versamento delle imposte, quindi del saldo e dell'acconto, l'ultimo giorno del sesto mese successivo dalla chiusura del periodo di imposta, quindi per i soggetti coincidenti con l'anno solare, il 30 giugno. Poi hanno la possibilità di versare le somme dovute entro i 30 giorni successivi, quindi entro il 30 luglio, onorando le somme dello 0,40. L'articolo 17 prosegue prevedendo che i soggetti che in base alle disposizioni di legge approvano il bilancio oltre il termine di 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio versano il saldo relativo all'imposta sul reddito delle persone giuridiche e il saldo relativo all'IRAP entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di approvazione del bilancio. E se il bilancio non è approvato nei termini stabiliti, il versamento comunque deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di scadenza del termine stesso. Quindi questa disposizione interessa chi a seguito appunto dell'introduzione dell'articolo 106 ha previsto di approvare il bilancio nel termine lungo di 180 giorni. E se il bilancio è stato approvato, quindi oltre i 4 mesi, entro il 31 maggio, il versamento delle imposte dovrà avvenire entro il 30 giugno oppure entro il 30 luglio con una maggiorazione dello 0,40.
Se il bilancio viene approvato entro il 28 giugno, il versamento delle imposte deve avvenire entro il 31 luglio oppure entro il 30 agosto con maggiorazione dello 0,40. Se il bilancio viene approvato oltre il termine del 28 giugno, comunque il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo al termine di approvazione, quindi 31 luglio oppure 30 agosto con la maggiorazione dello 0,40. In caso di mancata approvazione del bilancio, comunque le imposte devono essere versate in ogni caso. E pertanto, se l'approvazione doveva avvenire nei termini ordinari e quindi entro i 120 giorni, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del stesso mese successivo alla chiusura del periodo di imposta, mentre se si poteva approvare nel maggior termine di 180 giorni, il versamento deve essere effettuato entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello entro il quale vi sarebbe stata, doveva esserci l'approvazione del bilancio. Quindi queste sono le regole ordinarie previste dall'articolo 17 del DPR del 2001. E il legislatore ha previsto la possibilità per il 2020 di una proroga di versamenti. In realtà ancora non abbiamo nulla di ufficiale perché il 22 giugno il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato un comunicato stampa e in questo comunicato stampa è previsto che per i soggetti che sono assoggettati agli indici di affidabilità fiscale e quindi l'ISA, è prevista una proroga dei versamenti delle imposte che vanno dal 30 giugno al 20 luglio. E per il pagamento sia del saldo 2019 che del primo acconto. E i soggetti poi potranno versare entro il 20 agosto con la maggiorazione dello 0,40. Al momento il comunicato stampa parla di proroga delle imposte sui redditi e dell'IVA, l'IVA a saldo che si ha la possibilità di versare con le imposte sui redditi. E non si dice nulla per quanto riguarda le imposte sostitutive e l'IRAP. La dottrina, anche noi riteniamo che la proroga dovrebbe riguardare tutte le imposte, però siamo in attesa della pubblicazione appunto del DPCM. Inoltre, al differimento previsto appunto nel mese da questo comunicato stampa, si potrebbero dover applicare le precisazioni che l'Agenzia delle Entrate aveva fornito l'anno scorso con la risoluzione 64 del 28 giugno 2019. In tale risoluzione l'Agenzia aveva precisato che non erano soggetti, che contribuenti che non potevano beneficiare della proroga erano i soggetti non interessati dall'ISA, quali le persone fisiche non imprenditori, gli imprenditori agricoli titolari esclusivamente di reddito agrario, i soggetti esercenti un'attività per la quale non è stato approvato il relativo ISA, oppure i contribuenti con ricavi compensi superiori a 5.164.569. Quindi dovrebbero valere anche per questa proroga queste precisazioni, però siamo in attesa della pubblicazione appunto del DPCM e non appena verrà pubblicato vi aggiorneremo sulle decisioni del legislatore. Se il termine del pagamento delle imposte scade di sabato oppure un giorno festivo, il versamento si considera tempestivo se effettuato il primo giorno lavorativo successivo. Ricordiamo che gli adempimenti e i versamenti che scadono nel periodo compreso tra il 1° e il 20 agosto di ogni anno possono essere effettuati entro il 20° giorno dello stesso mese, quindi entro il 20 del mese di agosto senza alcuna maggiorazione. La detta proroga di Ferragosto. Dopo aver quindi ripercorso quali sono i termini di versamento degli acconti e del saldo 2019, vi ricordo quali sono i metodi di calcolo degli acconti che il contribuente ha a disposizione. Abbiamo il metodo storico e il metodo previsionale.
Con il metodo storico il contribuente verserà il 100% dell'imposta dovuta per l'anno precedente. Quindi per il 2020 per i soggetti IRES l'importo dell'acconto corrisponde a quanto indicato nel rigo RN del modello redditi 2020 società di capitali RN 17 relativamente all'IRAP al 100% del rigo IR 21. E qui vi ho indicato i modelli dichiarativi con i relativi campi. Il contribuente ha anche la facoltà, qualora non volesse utilizzare il metodo storico, che comunque fino adesso è stato il metodo più utilizzato, di utilizzare il metodo previsionale. Con il metodo previsionale, i contribuenti che per l'anno 2020 presumono di avere un risultato economico inferiore rispetto all'anno precedente, quindi rispetto al 2019, possono utilizzare appunto il metodo previsionale effettuando un versamento inferiore rispetto a quanto avrebbero dovuto versare utilizzando il metodo storico. Il metodo previsionale può comportare la riduzione o il non pagamento dell'acconto e può esporre il contribuente anche a rischio di effettuare versamenti in misura inferiore rispetto a quanto dovuto. In questo caso si applicano al contribuente sanzioni e interessi sulla differenza non versata. E per il 2020, soltanto per il periodo d'imposta 2020, il decreto liquidità, come abbiamo visto all'inizio, ha previsto la possibilità di versare un importo inferiore ha previsto la possibilità di non applicazione delle sanzioni e degli interessi in caso di un versamento inferiore, se l'importo versato comunque non è inferiore rispetto all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto sulla base della dichiarazione relativa all'anno 2020. L'Agenzia delle Entrate ha fornito precisazioni sul metodo previsionale per l'anno 2020. Tali precisazioni sono contenute nella circolare 9 del 13 aprile 2020. L'Agenzia precisa che la soglia minima dell'80% delle imposte dovute per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019 può essere garantita con un versamento carente o omesso, purché però sia sanata mediante l'istituto del ravvedimento operoso. E il ricorso al ravvedimento operoso è possibile sempre che non siano già intervenute notifiche di atti di liquidazione, di accertamento, comprese le comunicazioni di irregolarità. Quindi, in caso di omesso o insufficiente versamento, si verserà l'importo non versato, regolarizzando l'insufficiente versamento e applicando le sanzioni ridotte in base alla data in cui la violazione viene regolarizzata. Inoltre, l'Agenzia delle Entrate ha precisato che la disposizione dell'articolo 20 si applica agli acconti dovuti per il periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2019. Quindi la norma si applica al periodo di imposta 2020. La precisazione è stata necessaria perché la norma è rubricata a metodo previsionali a conti di giugno, però l'agenzia appunto è intervenuta precisando che a giugno si determina l'acconto relativo all'anno 2020, poi l'acconto va versato in una o due rate secondo che l'importo superi o meno quando previsto dalla normativa. L'acconto non è dovuto se l'imposta è uguale o inferiore a 20,66, altrimenti i versamenti degli acconti vanno effettuati in due rate. Ricordiamo che l'anno scorso è stata introdotta una novità per quanto riguarda i soggetti assoggettati agli indici di affidabilità fiscale, novità introdotta con l'articolo 58 del decreto fiscale collegato alla legge di bilancio.
Allora, per i soggetti che sono assoggettati all'ISA, la misura degli acconti è stabilita nel 50% a titolo di primo acconto e 50% a titolo di secondo acconto, mentre per i soggetti che non sono assoggettati all'ISA rimangono in vigore le precedenti previsioni, quindi tali soggetti effettueranno il versamento del primo acconto nella misura del 40% e il versamento del secondo acconto nella misura del 60%. E, nelle slide troverete appunto una tabella con la differenza tra soggetti contribuenti assoggettati a ISA e contribuenti non assoggettati a ISA. Il versamento delle imposte deve essere fatto mediante modalità telematiche. Le somme a titolo di saldo devono essere arrotondate all'unità di euro e non devono essere effettuati versamenti se l'imposta è inferiore a 12 euro con riferimento all'IRES o 10,33 con riferimento all'IRAP. Mentre le somme dovute a titolo di acconto oppure dovute a seguito di rateizzazione devono essere arrotondate al centesimo di euro. Qui vi ho indicato una tabella in cui sono riepilogati gli obblighi di utilizzo dei servizi telematici forniti dall'Agenzia delle Entrate e quando si ha la possibilità di effettuare il versamento delle imposte utilizzando i servizi bancari, come ad esempio l'home banking. E, il versamento può essere effettuato attraverso anche l'istituto della compensazione. A tal proposito ricordiamo che esistono due tipi di compensazioni, compensazioni verticali e compensazioni orizzontali. Le compensazioni verticali, dette anche compensazioni interne, si realizzano quando io pago il mio debito con crediti della stessa natura, mentre le compensazioni orizzontali, dette anche compensazioni esterne, si realizzano quando io pago i miei debiti con crediti di diversa natura. Il decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2020 ha introdotto importanti novità sulle compensazioni e infatti ha esteso ai crediti IRPEF, IRES e IRAP risultanti dalle dichiarazioni le regole di compensazioni che erano già previste per l'IVA. Quindi per l'utilizzo in compensazione dal 2019 di tali crediti tramite modello F24 per importi superiori a 5.000 euro è previsto l'obbligo di preventiva presentazione della dichiarazione. Ricordiamo che l'Agenzia delle Entrate era intervenuta con dei chiarimenti con la risoluzione 110 del 31 dicembre 2019. E il decreto fiscale ha modificato l'articolo 17 del decreto legislativo 241/97. Quindi, dopo le modifiche, per la compensazione nei modelli F24 di crediti relativi alle imposte sui redditi addizionali, imposte sostitutive delle imposte sui redditi, IRAP e IVA, per importi superiori a 5.000 euro, è obbligatoria la preventiva presentazione della dichiarazione dalla quale emerge il credito e il credito può essere compensato a partire dal decimo giorno successivo alla presentazione dell'istanza o della dichiarazione da cui emerge il credito. Quindi, in sostanza, l'Agenzia, scusate, aveva chiarito che tale normativa non si applica per i crediti che emergono dai quadri RU della dichiarazione dei redditi e dei crediti maturati in qualità di sostituto d'imposta, quindi i crediti che emergono dalla dichiarazione 770. E conclusioni analoghe valgono anche per le compensazioni verticali, per le quali continua a non essere obbligatoria la preventiva presentazione della dichiarazione dei redditi. Quindi, in sostanza, se io ho un credito 2019 relativo all'IRES e IRAP, non posso utilizzarlo in compensazione per il pagamento, ad esempio, del saldo o del primo acconto se non presento prima la dichiarazione dei redditi. Immagino che quasi nessuno ancora abbia presentato la dichiarazione dei redditi perché non
molto probabilmente l'agenzia non ha rilasciato ancora tutti i software anche di controllo necessari. Tuttavia, se avete dei crediti relativi all'anno di imposta 2018 e non avete ancora presentato appunto la dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019, ricordatevi che tali crediti possono essere utilizzati in compensazione e che non soggiacciono alle nuove regole di compensazione viste dal decreto fiscale, indica fino alla presentazione della dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2019, indicando nel modello F24 come periodo di riferimento anno 2018. E restano ferme le regole sulla posizione del visto di conformità e quindi tale visto è necessario per la compensazione dei crediti, per le compensazioni orizzontali per importi superiori a 5.000 euro. Tale visto non è necessario nel caso in cui i contribuenti siano assoggettati a ISA e tali contribuenti abbiano ottenuto un punteggio pari ad 8. Tali soggetti infatti beneficiano dell'esonero dalla posizione del visto per quanto riguarda i crediti IVA per un importo non superiore a 50.000 euro, mentre per l'IRES e l'IRAP un importo non superiore a 20.000 euro. Quindi progressivo. Le regole di compensazione vanno coordinate con quanto previsto dall'articolo 147 del decreto dell'ultimo decreto, il decreto rilancio, che ha aumentato da 700.000 euro a 1.000.000 per l'anno 2020 il limite massimo dei crediti di imposta e contributivi compensabili utilizzando il modello F24. Per effettuare i versamenti, il contribuente ha la possibilità anche di rateizzare sia l'imposta a saldo, sia l'imposta, sia il primo acconto. Viceversa, il secondo acconto non è rateizzabile. La rateizzazione può essere effettuata a decorrere dalla data di scadenza in un numero massimo di serate nel rispetto del termine ultimo previsto dalla normativa e quindi cioè fino alla data di scadenza del secondo acconto. La prima rata va versata entro il giorno di scadenza e le successive rate vanno sempre pagate entro il giorno 16 di ciascun mese di scadenza. Vi ho riportato una tabella di ipotesi di rateizzazione per i contribuenti non assoggettati a ISA, ipotizzando che quindi tali soggetti non rientrano nella proroga, hanno a disposizione, se effettuano il primo pagamento entro il 30 giugno, hanno a disposizione serate, mentre se poi ricorrono al maggior termine di 30 giorni pagando 1,040 in più, hanno a disposizione 5 rate. Mentre per i contribuenti assoggettati a ISA che effettuano il primo versamento il 20 luglio, tali soggetti hanno a disposizione 5 rate e se effettuano la maggiorazione, il pagamento con la maggiorazione dello 0,40, hanno a disposizione 4 rate. E per il pagamento dei debiti, quindi del debito, del saldo hanno 2019 e a conto anno 2020 occorre presentare modelli F24 con gli appositi codici tributo. Per l'IRES avremo saldo 2003, a conto prima rata 2001, poi per il secondo acconto avremo il codice tributo 2002. Per quanto riguarda gli interessi, in caso di rateizzazione, il codice tributo è 1668. Relativamente all'IRAP abbiamo codice saldo 3008, acconto prima rata 3812, acconto seconda rata 3813 e interessi 3805. Ovviamente, qualora gli importi versati siano insufficienti, oppure in ipotesi anche di dimenticanza, si può ricorrere all'istituto del ravvedimento operoso. Io ho finito, passo adesso la parola alla mia collega, se avete domande, poi vi risponderò successivamente. Grazie.
Grazie Emanuela, togli le slide. Sì. Ferma la condivisione delle slide, altrimenti Barbara non può. In alto c'è stop, share. Sì. Perfetto. E ora Barbara può andare. Barbara, devi condividere audio e video. Ok. Eccomi, ci sono quasi. Perfetto. A posto. Ecco, mi vedete e mi sentite, vero? Sì, sì, va bene, vai. Allora, intanto saluto anche io tutti i partecipanti. Come ben sapete, tratterò di un argomento che è stato appunto introdotto come novità nell'ambito dei decreti emergenziali. Il governo ha infatti emanato decreti che hanno previsto diverse disposizioni indirizzate alle imprese volte al sostegno dell'economia. Il fulcro di questi aiuti, di questi interventi, sono proprio le piccole e medie imprese, proprio per supportare la liquidità di queste imprese. E tra queste misure molte agevolazioni sono proprio agevolazioni di carattere fiscale per sempre sostenere le imprese nella situazione emergenziale. Il contributo, il mio presente contributo, riguarderà appunto l'introduzione delle novità in materia di disposizioni di versamento dell'IRAP, quindi il riferimento è all'articolo 24 del decreto 34. Vorrei subito, prima ancora di entrare anche nei dettagli di questa disposizione, quindi ecco, l'articolo 24, come dicevo, che è stato poi trattato con la nostra circolare del 10 giugno, pubblicata sulla Rete Nazionale Servizi. Prima ancora di entrare nei dettagli di questa disposizione, volevo proprio evidenziare un aspetto che è sicuramente molto spinoso e anche un po' ospico, in quanto riguardante la materia degli aiuti di Stato. Infatti l'articolo 24, ma anche altre disposizioni che sono state emanate con il decreto rilancio, cosa prevede? Prevede espressamente nella disposizione che tali agevolazioni, quindi l'agevolazione IRAP in questo caso, si applica nel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dalla comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, che tra l'altro è stata anche oggetto di una successiva modifica ad aprile e a maggio. Si chiama appunto quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia. Noi sappiamo infatti che l'emergenza sanitaria ha sicuramente rappresentato, oltre che una grave minaccia da un punto di vista della salute pubblica mondiale, ha rappresentato anche proprio un grave turbamento per le economie mondiali. Per tale motivo, la Commissione europea, per aiutare le economie degli Stati europei, ha adottato e quindi è stato approvato dal Consiglio questo quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia. Cosa vuol dire? Questo quadro temporaneo non è altro che una misura che dovrebbe consentire agli Stati membri di adottare delle disposizioni flessibili in materia di aiuti di Stato. Quindi è in virtù proprio di questa precisazione che gli singoli Stati membri, quindi nel caso di specie l'Italia, il nostro governo, ha potuto varare misure di sostegno pubblico sfruttando al massimo tutte le possibilità di aiuto di Stato che sono appunto ammissibili.
Come dicevo, infatti, molte di queste disposizioni fanno riferimento al quadro temporaneo, non solo l'IRAP, per cui anche molti crediti d'imposta, quello sui canoni di locazione, quelli sull'adeguamento degli ambienti di lavoro, nonché anche il contributo a fondo perduto fanno riferimento al quadro temporaneo. Quindi cosa vuol dire il richiamo al quadro temporaneo? Quello che oggi possiamo dire, con sicurezza è che il richiamo al quadro temporaneo indica, che tali aiuti varati, dal governo ai sensi delle disposizioni, di tale comunicazione saranno aiuti di Stato compatibili con il mercato interno, ma purché vengano soddisfatte determinate e specifiche condizioni. Il rispetto di queste condizioni e le condizioni stesse sono richiamate all'interno del quadro temporaneo, però sono difficili più che altro da interpretare. Sicuramente vi sono alcuni aspetti che appaiono già abbastanza chiari già dalla comunicazione stessa, in quanto appunto il quadro temporaneo precisa nel paragrafo 22, direi, che ad esempio l'importo complessivo dell'aiuto non deve superare 800.000 euro per impresa. Quindi l'aiuto potrà essere concesso sotto forma di agevolazioni fiscali, di sovvenzioni, anticipi, garanzie e quant'altro, ma a condizione che il valore nominale totale di tali misure rimanga all'interno del massimale delle 800.000 euro per impresa. Inoltre, un altro aspetto che anche questo è poi da interpretare come il precedente, è l'aver precisato la comunicazione che tali aiuti spettano a condizione che l'impresa non si trovava in difficoltà al 31 dicembre 2019. Questo in base ad un regolamento europeo, si chiama il Regolamento Generale di Esenzione per Categoria, che dovrebbe dare poi delle linee guida per individuare questi soggetti che si potevano ritenere in difficoltà al 31 dicembre 2019. Ora, è chiaro che questi aspetti dovranno, speriamo, auspichiamo che siano oggetto di chiarimenti da parte dell'Agenzia delle Entrate, anche perché vi è anche tutta una questione di cumulo, non solo tra le agevolazioni che rientrano appunto nel DL34, ma anche agevolazioni di sistema che già abbiamo, magari li ritroviamo anche elencati all'interno del quadro RU. Su tale aspetto è aperto sicuramente un confronto a livello degli uffici legislativi di Legacoop, proprio per cercare di arrivare ad una chiave di lettura, per cui nei prossimi giorni sicuramente dovremmo dare uscire con una nota che possa chiarire quantomeno gli aspetti più importanti e gli aspetti principali che scaturiscono da questo quadro temporaneo. Quindi ci tenevo perché è questo richiamo al quadro temporaneo un aspetto che è stato un po' all'inizio trascurato, quindi non si capiva bene il riferimento a questa comunicazione. Però direi che ad oggi con certezza possiamo dire che almeno le condizioni che sono appunto in esso richiamate bisogna che vengano in qualche modo verificate e gestite, prendendo anche spunto da quello che già sono le agevolazioni che l'impresa ha, diciamo, applicato. Entriamo invece più nel dettaglio della disposizione, quindi dell'articolo 24. L'articolo 24, al primo periodo del comma 1, specifica che non è dovuto il versamento del saldo IRAP relativo al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019, per cui non è dovuto di fatto il versamento del saldo IRAP per il periodo di 2019 per i soggetti che hanno periodo di imposta coincidente con l'anno solare. Si tratta invece di un periodo a cavallo, quindi 2019-2020, per i soggetti che
l'anno periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare. Tale aspetto è stato anche precisato con l'unica, direi, risoluzione sul tema, la numero 28 di maggio 2020, emanata dall'Agenzia delle Entrate. E poi è prevista un inciso che rimane comunque fermo il versamento dell'acconto dovuto per il medesimo periodo d'imposta, quindi per il periodo, parlando adesso dei soggetti con periodo coincidente con l'anno solare, per il periodo 2019. Questo inciso cosa vuol dire? Riteniamo che voglia dire che la cancellazione del saldo IRAP 2019 non fa venir meno comunque la debenza dell'acconto dovuto sempre per il 2019. Quindi il saldo IRAP che andremo a calcolare ai fini della cancellazione dovrà essere comunque determinato al netto degli acconti dovuti, ancorché non effettivamente versati. Quindi può essere l'ipotesi di soggetti che abbiano per il 2019, nel corso del 2019, abbiano effettuato carenti versamenti di acconto oppure omessi versamenti di acconto. Bene, questo acconto sarà comunque calcolato nel determinare il saldo IRAP per il 2019, ma la violazione rimane, per cui sarà una violazione che potrà essere sanata eventualmente mediante l'accesso al ravvedimento operoso con pagamento degli interessi e delle relative sanzioni. Il secondo periodo riguarda invece l'acconto, perché la disposizione agevolativa prevede che non sia dovuto il versamento della prima rata dell'acconto IRAP relativa al periodo d'imposta successivo a quello in corso, al 2019. Quindi stiamo riferendoci al periodo d'imposta 2020 per i soggetti coincidenti con l'anno solare e al periodo d'imposta a cavallo 2020-2021 per i soggetti che non hanno periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. Per cui, in sintesi, gli importi IRAP a saldo in acconto che non dovranno essere versati saranno quelli a titolo di saldo e acconto prima rata con scadenza appunto entro il 30 giugno per contribuenti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare. E a titolo di saldo e acconto prima rata per i soggetti che non hanno periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, che scadono entro l'ultimo giorno del sesto mese successivo a quello di chiusura del periodo d'imposta. La risoluzione 28 ha proposto degli esempi che possiamo commentare e che ho ripreso nell'ambito delle slide. Appunto la tabella che è relativa ai periodi d'imposta coincidente con l'anno solare, quindi l'esempio è il periodo d'imposta 2019, quindi il caso specifico è il periodo d'imposta 2019, come si vede già dalla tabella, rimangono dovuti gli acconti che scadono e che sono scaduti al giugno e a novembre del 2019. Questi acconti andranno poi a decurtare, ancorché non versati, dal saldo, dalla determinazione del saldo IRAP, il quale questo ultimo importo non sarà appunto dovuto. Per simile ragionamento per l'acconto 2020, per cui in questo caso l'importo che non sarà dovuto è la prima rata, quindi il primo acconto entro il 30 giugno, sarà invece dovuto l'acconto del 30 di novembre e poi conseguentemente quando sarà calcolato in sede di dichiarazione per il 2020, nel 2021 sarà versato quel saldo, il saldo IRAP. Simile ragionamento che lascio poi all'interpretazione è stato fatto dall'Agenzia delle Entrate con riferimento ai soggetti che hanno un periodo di imposta non coincidente con l'anno solare. La platea dei beneficiari, quindi chi sono i soggetti che possono accedere a questa agevolazione. L'articolo 24 non individua
i soggetti beneficiari dell'agevolazione, o meglio, specifica l'articolo 24 che la disposizione si applica ai soggetti che hanno un volume d'affari, hanno volume, chiedo scusa, di ricavi o di compensi non superiore a 250 milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso al 19 maggio 2020, quindi per i soggetti solari in riferimento al periodo di imposta 2019, ma sono esclusi talune tipologie. Infatti il riferimento è ai soggetti che, come richiamati dalle norme, sono quelle imprese di assicurazione, le amministrazioni e gli enti pubblici, gli intermediari finanziari e le società di partecipazione. Questi soggetti esclusi saranno quindi comunque tenuti al versamento del saldo dell'IRAP secondo, e degli acconti secondo le ordinarie modalità. Con riferimento ai soggetti beneficiari, bisogna però fare anche un ragionamento relativo agli enti non commerciali. In base infatti alla lettera della norma, potremmo sostenere che i soggetti beneficiari dell'agevolazione siano i soggetti che sono individuati dalle disposizioni IRAP e con precisione sono individuati dall'articolo 3,1 del decreto legislativo 446, tranne quindi i soggetti che ho evidenziato e che sono esclusi. Tra questi soggetti quindi vi dovrebbero rientrare, oltre che i soggetti titolari di reddito d'impresa, che possono essere persone fisiche esercenti attività commerciali o arti o professioni, enti commerciali, tra cui quindi sicuramente le cooperative, dovrebbero rientrarvi anche gli enti non commerciali, quelli che vengono individuati dalla norma IRAP, quindi dall'articolo 3 che individua i soggetti alla lettera E, ovvero sia gli enti che non hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale. E questo è un aspetto, credo, che interessi maggiormente proprio gli enti del terzo settore. Però si rileva anche che la norma stessa, nel individuare la condizione per l'accesso a tale agevolazione, fa riferimento ai ricavi, quindi ai ricavi dell'articolo 85. Quindi ricavi relativi ai soggetti IRES. Questo inciso potrebbe non essere compatibile con il dire appunto che gli enti non commerciali possano rientrare. Ad ogni modo, dando valenza proprio al richiamo soggettivo della disposizione, siamo più propensi a ritenere che vi rientrino gli enti non commerciali. Ad ogni modo sarà sempre a cura dei nostri uffici legislativi che stanno appunto effettuando i dovuti approfondimenti, e sarà anche su questo aspetto qui emanato, direi positivamente, un parere, una nota sul tema, quindi che si riferirà, come dicevo, prevalentemente agli enti del terzo settore. Vediamo però a questo punto un po' più nel dettaglio proprio come determinare il saldo non dovuto e come determinare gli acconti prima rata non dovuto. Infatti, il saldo IRAP si ritiene debba essere individuato, quindi il saldo IRAP che non sarà versato dovrà essere determinato sulla base del rigo IR26, il rigo appunto specifico della dichiarazione modello IRAP 2020 per il 2019, con la compilazione della sezione 2 di questo quadro. Vi ho riportato anche per comodità la sezione 2 dell'IR, quindi l'IR26 che vi ho evidenziato rappresenta l'importo a debito. Come viene calcolato questo importo a debito proprio da dichiarazione? Perché direi che è riferimento proprio al calcolo che viene individuato e che viene effettuato in sede dichiarativa. Il saldo non dovuto dovrebbe essere la differenza
tra l'importo che riportiamo in IR, quindi in arrivo IR 21, che sarebbe la totale imposta. Questo rigo dovrebbe rappresentare la somma dell'imposta netta che spetta a ciascuna regione ed è indicata nel rigo 11 di ciascuno dei righi che vanno dall'IR1 all'IR8 del quadro IR. E la somma di alcuni crediti, quindi abbiamo il credito ACE, altri crediti che sono poi indicati nel quadro RU, c'è anche l'eccedenza che risulta dalla precedente dichiarazione, gli acconti versati nel rigo IR25, al netto ovviamente poi di quanto compensato in F24 come eccedenza della precedente dichiarazione. Quindi sulla base di questo calcolo, dal calcolo desumibile, poi dal prospetto IRAP, perché appunto l'agenzia non ha ancora non ha emanato circolari che possano chiarire poi come effettuare materialmente il calcolo, comunque sulla base di questo prospetto il saldo non dovuto dovrebbe coincidere con l'importo del rigo IR26, quindi vuol dire che dovrà essere considerato al netto non solo degli acconti dovuti per il periodo di imposta 2019, ma anche al netto di quei crediti che vengono indicati nei righi IR22, 23 e 25. Auspichiamo ovviamente una conferma e un chiarimento da parte dell'Agenzia delle Entrate. Ad ogni modo, se è così confermato, vorrebbe dire che la metterebbe a quei soggetti che si trovano in una situazione. Mi sentite? Sì, Barbara, tutto a posto. Ah, sì, ok, perché si era oscurato lo schermo, allora per un attimo pensavo che fosse relativo proprio. Ecco, quindi se così confermato, l'agevolazione non spetterebbe ai soggetti che si trovino in una situazione in cui la somma di questi crediti sia superiore all'importo dell'IRAP dovuta per il 2019, quindi in tutti i casi in cui in presenza di un'imposta dovuta IRAP, quindi nel rigo IR21, sia compilato un importo a credito, la norma non apporterebbe poi sostanzialmente alcun beneficio al contribuente. Comunque anche su questo aspetto si attendono i chiarimenti, ancorché siamo poi di fatto quasi alla scadenza per adempiere. Con riferimento poi alla prima rata dell'acconto IRAP, già la Manuela ha fatto e la collega ha effettuato tutto l'excursus sul calcolo degli acconti, quindi sappiamo che l'acconto IRAP è dovuto in due rate, il 40% per i solari si versa il 30 giugno, la seconda rata al 30 di novembre. Per i soggetti ISA l'acconto si versa al 50%, quindi sono in due rate nella misura del 50%. Quindi la prima rata di acconto non dovuta per il 2020 è rappresentata dal 40% dell'acconto complessivamente dovuto per i soggetti ordinari e per i soggetti invece ISA è rappresentato dal 50% dell'acconto appunto complessivamente dovuto. L'acconto, quindi l'importo della prima rata d'acconto, almeno così direbbe la norma, così si esprime la relazione, dovrebbe comunque essere decurtata dal calcolo del saldo IRAP, quindi in aggiunta alla seconda rata dell'acconto, che è quella di novembre, che invece dovrà essere regolarmente versata. Quindi, in base a questa interpretazione e anche a quanto la stessa relazione illustrativa ha chiarito, potrebbe rappresentare questo acconto prima rata un acconto figurativo che andrà quindi scomputato in sede di determinazione del saldo dovuto per il 2020, che andrà appunto versato nel 2021. Ho riportato anche un esempio
Per cui ipotizziamo di avere un acconto dovuto per il 2020 calcolato con il metodo storico di 10.000 euro, che sarebbe appunto l'imposta poi dovuta per il 2019, la prima rata 4.000, la seconda rata 6.000, quindi alla fine un acconto totale di 10.000. Quando andiamo a calcolare il saldo dovuto per il 2020, supponiamo che il saldo effettivo sia rappresentato da 8.000 euro, andrò a scomputare comunque la prima rata figurativa, quella che abbiamo detto versata con il metodo storico è pari a 4.000, e invece la seconda rata effettivamente versata di 6.000. Bene, questo ragionamento sembrerebbe addirittura portare poi il contribuente ad un saldo a credito. Anche su questo aspetto, come dicevo, non ci sono chiarimenti, quindi il calcolo effettivo, i calcoli da effettuare non sono ancora stati oggetto di interpretazione da parte dell'agenzia o comunque di chiarimenti. Ad ogni modo, poi saranno anche da verificare se verranno implementati degli ulteriori campi ai modelli appunto della dichiarazione, probabilmente la prossima appunto dichiarazione per il 2020. Non sembra poi incompatibile anche l'applicazione di quella novità di cui ha già parlato anche Manuela. Vale a dire la novità dell'articolo introdotta con l'articolo 20 e con il decreto liquidità, per cui si dovrebbero poter sommare. Ciò vuol dire che l'articolo 20 ha chiarito che non si applicano sanzioni e interessi per omesso insufficiente versamento dell'acconto, se un acconto calcolato col metodo previsionale, nel caso in cui l'importo sia almeno pari all'80% della somma che risulterebbe dovuta a titolo di acconto per il periodo di imposta 2020. Questo perché si vuole appunto favorire l'applicazione nel calcolo degli acconti del metodo appunto previsionale, in quanto si immagina che la situazione emergenziale possa aver effettivamente poi creato un reddito imponibile più basso, quindi potrebbe essere favorevole l'utilizzo a questo punto di un metodo previsionale. In ultimo, ho rappresentato anche un esempio, quindi abbiamo un acconto dovuto per il 2020 con il metodo storico, quindi sarebbe il 100% dell'IRAP dovuta per il 2019, 10.000. Il contribuente però decide di applicare il metodo previsionale e quindi fa una stima dell'IRAP dovuta per il 2020 che nella tabella sono i 6.000 euro. A questo punto, in base ai 6.000 euro, il contribuente versa, e poi a questo punto si aggiunge la normativa agevolativa dell'IRAP, quindi non si versa la prima rata di 2.400 euro calcolata col metodo previsionale, si versa invece effettivamente la seconda rata che sono i 3.600 euro, e quindi di fatto un acconto versato totale di 6.000. A questo punto si calcola alla fine a consuntivo un'imposta dovuta per il 2020 pari a 7.000 e come si vede quindi l'acconto versato sarà inferiore a quello che era il metodo storico, inferiore anche a quello che è il metodo previsionale, ma sta nel parametro dell'80%, per cui non sono dovute sanzioni e interessi. Ecco, questa è la ricostruzione di questa agevolazione, rinviando e auspicando che sul tema appunto siano emanati specifici poi chiarimenti, soprattutto con riferimento anche al calcolo e all'esposizione nel modello di dichiarazione. Io a questo punto uscirei dalle slide.
Ecco, uscirei dalle slide. A questo punto non so se nel frattempo la Manuela aveva già dato una lettura a quanto riportato. Allora, Barbara, c'è una domanda per te in merito a Rigo IR. È l'ultima? No, magari te la leggo perché era arrivata un po' prima. Comunque, magari te la leggo dopo, nel frattempo è arrivata un'altra sempre per te. Allora, io qua ho aperto la chat e vedo tutta una serie di domande partendo dall'ultima. Allora, chiedo scusa. Partendo dall'ultima, aveva conti versati nel 2019 superiore all'IRAP finale 2019, era il caso che dicevamo, quindi sono partita dall'ultimo quesito posto. Buongiorno, chi aveva conti versati nel 2019 superiore all'IRAP finale, adesso l'ho persa, ecco, non avrà nessun beneficio dalla cancellazione del saldo IRAP, giusto, perché non emerge poi di fatto un debito. L'altra, sempre partendo dall'ultima, prendere a riferimento IR26 non crea disparità di trattamento tra chi è a credito e chi è a debito? Probabilmente no, se la razza è proprio quella di guardare all'aspetto finanziario, quindi chi ha i crediti non ha versamenti da effettuare, quindi non ha problemi di liquidità, chi ha invece un debito non ha magari anche una situazione tranquilla dal punto di vista della liquidità, appunto può non versare, anzi diciamo usufruendo e fruendo di questo beneficio non versa, quindi dipende dalla ratio, che sembrerebbe proprio, per come è scritta la norma, la ratio sembrerebbe proprio legata all'aspetto finanziario di versamento, quindi del debito. Poi andando su, quindi i primi tre mi sembra di aver risposto, che aveva conti l'abbiamo visto. Vi saluto. Ah no, questo è il saluto di Franco. No, ma Barbara, scusa, sono ancora qui perché sto dicendo delle cose interessanti. Puoi scendere, guarda, perché non ce l'hanno prima. Puoi partire Ah, ok. Allora direi che se sono partita da sotto e sono arrivata al saluto, forse dovrei. Gli enti non commerciali come Legacoop devono versare l'IRAP a giugno? Allora, io sono stata molto generica nella relazione, ho parlato degli enti non commerciali, per cui associazioni di categoria come Legacoop o come altre, secondo noi dovrebbe essere appunto un'agevolazione spettante anche alle associazioni in quanto enti non commerciali, con quella precisazione, quel dubbio che abbiamo, ma che cerchiamo di scardinare veramente in breve tempo, perché direi che gli uffici legislativi veramente stanno facendo tutti gli approfondimenti anche con il MEF. Se non è in giornata, io credo che nella prossima settimana qualcosa pubblicheremo, insomma, sperando che, come mi auspico, sia positiva come risposta. Direi che altre domande a questo punto non ne vedo. Se Lucia. vado indietro, non ne No, vedo. scusami. Barbara. Ah, Sotto Lucia, contabilmente come deve essere trattato il mancato saldo 2019? allora, contabilmente il mancato saldo, come viene contabilizzata, sì, questa cancellazione. Stanno arrivando delle altre domande. Allora, in realtà, appena è uscita questa normativa, la dottrina, diciamo, è stata molto altalenante una contabilizzazione già di competenza 2019 e una contabilizzazione di competenza 2020. Ora, essendo a giugno, io onestamente pensavo che ormai il dado fosse tratto, nel senso che le scelte anche in termini di contabilizzazione fossero già state effettuate. Quello che posso però dire, perché nella circolare, quella appunto sull'IRAP,
abbiamo dedicato proprio tutta una ricostruzione, quindi vi posso intanto rinviare anche proprio a quello che abbiamo detto in circolare, ma in breve sintesi possiamo dire che sussistono motivazioni per ritenere corretta sia una contabilizzazione di competenza 2019 sia una contabilizzazione nell'esercizio 2020. Questo anche perché bisogna dire non c'è una posizione ufficiale da parte dell'OIC e quindi non abbiamo un documento interpretativo dell'OIC. Allora, cos'è che propende verso una contabilizzazione di competenza 2019? Sarebbe più che altro il principio di postulato appunto della competenza, in base al quale si vanno ad analizzare i fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio. Quindi in questo caso si potrebbe ritenere, in base al postulato della competenza, che la cancellazione rappresenti un minor costo IRAP da rilevare nel bilancio 2019, in quanto tale costo sostanzialmente sorge alla data di chiusura del bilancio, quindi al 31 dicembre, se vogliamo, per i soggetti coincidenti con l'anno solare. Questo sarebbe avvalorato anche da una newsletter che era stata pubblicata su tale argomento in termini generali dall'OIC, laddove appunto è stato precisato che per fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio si può semmai portare ad un aggiornamento delle stime già esistenti alla chiusura dell'esercizio. Quindi anche questa precisazione dell'OIC porterebbe ad una contabilizzazione per competenza. Io onestamente propenderei più per un'altra interpretazione, ma questo poi è il mio punto di vista, ma che, come ho detto prima, penso che siano valide entrambe in assenza di un'interpretazione ufficiale da parte dell'unico soggetto che potrebbe poi esprimersi con competenza, che è l'OIC, e richiamare anche il principio contabile 25, laddove viene appunto precisato che il costo derivante dalle imposte correnti dovute è calcolato in base al reddito imponibile alle aliquote d'imposta che sono vigenti alla data di bilancio. Quindi potremmo dire che quindi si potrebbe ritenere che le imposte siano da calcolare, da determinare in base alla legislazione vigente alla data del 31 dicembre 2019, ma al 31 dicembre 2019 il DL appunto non era ancora stato, e la disposizione agevolativa non era ancora stata approvata. Poi vi sono, secondo me, anche considerazioni un po' più pratiche legate che propendo, in base alle quali propenderei per una contabilizzazione 2020. Intanto perché il decreto rilancio sta ancora in fase di conversione, quindi l'iter legislativo non è neanche stato concluso, quindi bisognerebbe anche poi vedere qual è l'effettiva normativa, poi quella definitivamente approvata post conversione. Quindi questo, anche questo aspetto qui potrebbe portare il redattore del bilancio, ad esempio, nell'applicare il principio di prudenza, a valutare con cautela le stime e quindi in una situazione di incertezza come poi quella emergenziale, valutare appunto proprio in applicazione del principio della prudenza la stima, quindi di fatto mantenere al 31-12 l'accantonamento fatto dell'IRAP totale. E poi non sono ancora neanche stati emanati i chiarimenti dell'Agenzia delle Entrate, per cui anche questo è una zona un po' non chiara, ecco, perché l'Agenzia potrebbe anche fare interpretazioni differenti, ad esempio rispetto al calcolo del saldo che dovrebbe scaturire, noi riteniamo, dalla
dichiarazione. Ecco, tutte queste considerazioni alla fine portano sia in un senso che nell'altro, per cui poi ogni soggetto farà le proprie valutazioni in base alle situazioni in cui versa. Ecco. Questo spero di aver risposto con riferimento alla contabilizzazione. A questo punto c'erano altre domande? Io non ne vedo qui elencate. Vero, Manuela? Allora, Barbara, c'è l'acconto figurativo, va contabilizzato? Bella domanda. Andrà contabilizzato di fatto l'acconto figurativo e come dovrebbe essere, come mi sono posta anch'io onestamente la domanda nello scrivere la circolare. Non ho fatto poi particolari considerazioni, però è come se fosse una sorta di sopravvenienza attiva, una sorta di venir meno comunque anche di quel saldo, di parte di quel saldo dovuto a quel primo acconto, quindi potrebbe essere una contabilizzazione anche proprio del saldo figurativo che andrà poi scomputato di fatto da quel, nella determinazione del saldo IRAP. Però su questo aspetto non ho visto nessuna dottrina che abbia appunto rilevato questo aspetto qui. Vedremo adesso. Poi c'è una domanda sempre sugli enti che calcolano l'IRAP con il metodo retributivo, ma già hai risposto. Sì, di fatto è sempre sì, gli enti non commerciali, che poi possono essere enti non commerciali che hanno solo attività istituzionale, enti commerciali che hanno anche, oltre all'attività istituzionale, un'attività commerciale. Direi che sul versante dell'attività commerciale, per la quale si compila anche un quadro specifico della dichiarazione, l'agevolazione spetta. Per l'attività istituzionale, quindi se immaginiamo un ente non commerciale che non svolge attività commerciale, la sua IRAP è calcolata sulla base di un metodo forfettario che è appunto basato sulle retribuzioni. Allora, come dicevo prima, soggettivamente vi rientrano anche gli enti non commerciali, anche quelli che hanno solo attività istituzionale. L'unico dubbio che pone la norma è quando fa riferimento ai ricavi che devono essere inferiori ai 250 milioni. Bene, un ente non commerciale che ha solo attività istituzionale non ha tipicamente dei ricavi, però potrebbe anche essere semplicemente un refuso, una non accorta lettura, scrittura più che lettura della legge da parte appunto del legislatore, ma su questo aspetto qui stiamo facendo i dovuti approfondimenti perché riteniamo che spetti anche appunto agli enti non commerciali e come dicevo dovrebbe essere poi emanata una specifica nota da parte dei nostri uffici legislativi. Ok, bene. Faccio io una precisazione in merito invece, Barbara, sì. Per te non ci sono più domande. Okay. Faccio io una precisazione per la possibilità di compensare i crediti. La presentazione della dichiarazione non è necessaria per le compensazioni verticali. Poi l'agenzia ha chiarito che non è necessaria se si vogliono utilizzare i crediti che derivano dal quadro RU e i crediti che derivano dal quadro 770. Quindi la domanda posso compensare saldo a conto all'interno della stessa imposta? Sì, si può fare. Per quanto invece riguarda l'altra domanda, soggetto ISA che approva il bilancio a giugno dovrebbe versare le imposte entro la fine di luglio, però su questo tema ci riaggiorniamo quando verrà pubblicato il DPCM. Ok, bene. Poi non vedo altre domande. Quindi a questo punto io altre domande anch'io non ne vedo nella chat. E ringrazio tutti i partecipanti, speriamo di aver risposto a qualche dubbio e
ovviamente si rimane poi a disposizione. Ringrazio e saluto tutti. Anch'io vi ringrazio e a presto.